giornata appunto è quella sulle lesioni focali pari e benigne, e ho voluto suddividerla in questi tre tipi di paragrafi: le cisti, gli ascessi e le lesioni semitumorali, gli angiomi, gli adenomi, l'iperpressione dorsale focale, la stetosi focale o aria di spalle. Le cisti epatiche non parassitarie sono reperto occasionale in ecografia, e diciamo la semplice ecografia, tra virgolette, è sufficientemente utile per fare una diagnosi con una sensibilità e una specificità molto elevata. Infatti le caratteristiche ecografiche delle cisti sono abbastanza tipiche, cioè sono perfettamente anecogene, hanno un rinforzo posteriore, le pareti appaiono sottili con dei margini ben definiti, e questo è diciamo eventualmente anche confermato da esami. Le cisti epatiche semplici possono essere anche multiple, qualche volta con qualche setto all'interno. Sono comunque la causa più comune di lesioni epatiche benigne, e qualche volta possono essere secondarie trame, floros o infezioni parassitarie. In alcuni rari casi possono essere associate a malattie policistiche del rene o del fegato. Questo è un esempio di malattia policistica del fegato, in cui sostanzialmente nel corso degli anni il fegato va incontro a un'insufficienza epatica. Le cisti epatiche parassitarie sono anche qui un riscontro in cui gli ultrasuoni ci danno una grossa mano d'aiuto, soprattutto per la diagnosi differenziale per le cisti biliari, e l'ecografia è anche utile per il trattamento della lesione e anche per il suo follow-up. In merito agli ascessi possiamo definire prevalentemente gli ascessi come di tipo biogenico, sono meno frequenti quelli legati a amebi o funghi. E anche qui l'ecografia è una metodica di imaging di primo livello con un'accuratezza molto elevata, e anche qui l'ecografia può essere essenziale per il trattamento. Gli ascessi si riconoscono molto bene come delle lesioni circolari, ipoecogene, con orletti ben definiti, lievemente ecogene, con un enhancement distale e con dei frammenti all'interno che in genere sono legati appunto alle raccolte di pus. Questi sono altri aspetti ecografici abbastanza tipici. In merito alle lesioni cosiddette semitumorali, riconosciamo appunto gli angiomi, gli adenomi, l'iperpressione dorsale focale e appunto le forme di steatosi focale o aria di risparmio. Queste possono avere una diversa origine sia dall'epatocita o di origine vascolare, e per esempio per quanto riguarda l'angioma in genere ha un aspetto tipico, diciamo nell'80% dei casi si presenta come una lesione singola iperecogena. Molto meno frequentemente, un 20%, possono essere lesioni ipoecogene, ma in genere sono ben circoscritte, sono omogenee, non hanno margini ipoecogeni, possono presentare appunto un enhancement distale, richiedono un follow-up a 3-6 mesi. Pertanto la diagnosi ecografica negli angiomi diventa certa laddove tutti gli elementi semi-ecologici sono tipici, e soprattutto se la lesione era già presente, laddove si può avere disponibilità di precedenti ecografie, e quindi si può anche fermare qui l'indagine diagnostica. Diventa molto probabile, laddove chiaramente viene riscontrato in un paziente a basso rischio, ovviamente richiederà un approfondimento con l'indagine di secondo livello se la lesione non ha questi elementi caratteristici tipici. Pertanto il follow-up con angioma tipico in genere non necessita di una sorveglianza particolare, però angiomi sufficientemente grandi con diametro superiore a 5 cm, ovviamente dopo una conferma con indagini con macchine pesanti, deve essere sottoposto a follow-up ecografico. Questo per esempio sono degli esempi di lesioni angiomatose focali con aspetto iperecogeno, che come ho detto prima rappresentano l'80% di queste lesioni, e come si vede sono abbastanza tipiche anche con il Doppler. Il segnale Doppler non è mai, diciamo, il vaso che circonda la lesione angiomatosa non è mai compresso, non è mai spostato, quindi questi direi che possono essere considerati angiomi tipici. Qualche volta ci sono delle difficoltà nel nostro approccio ecografico con le lesioni appunto ipoecogene, che rappresentano il 20%, e qui soprattutto se il contesto ecografico del paziente è appunto di fegato steatosico ci può dare qualche piccola difficoltà di interpretazione. Per esempio anche questi cosiddetti angiomi atipici, in cui si vede il margine non ben definito, si vede per esempio un vaso che attraversa, quindi dei segnali vascolari non omogenei, diventa ovviamente motivo di ulteriore approfondimento, e come si vede qui in questo angioma atipico agli ultrasuoni, poi all'esame TC viene poi confermata la diagnosi di angioma. Sono eccezionali, però si riscontrano nella nostra pratica comune gli angiomi cavernosi del fegato, che sono composti appunto da delle grandi cavità a volte tortuose separate da setti fibrosi incompleti, dove il flusso ematico è molto rallentato e questo predispone a trombosi. Questo è un esempio di angioma cavernoso del fegato dove la lesione ipoecogena non ha rinforzo posteriore. Una parola ancora sugli adenomi epatici: sono necrosi benigni, come sicuramente molto meglio di me ha detto il professor Roncalli, con delle lievi ATP. I fattori di rischio sono appunto
del sesso femminile, l'utilizzo di contraccettivi orali o lesioni e mutazioni genetiche, come abbiamo sentito meglio di me precedentemente. Le complicanze sono prevalentemente la rottura, soprattutto in quegli adenomi che hanno una sede sottocapsulare, e c'è una possibile degenerazione maligna. Insieme all'iperplasia nodulare focale rappresenta la prima ipotesi diagnostica in caso di riscontro ecografico di una lesione focale in una donna che assume estroprogestinici. Non ha un aspetto ecografico tipico, più frequentemente può essere ipoeso e ipogeno, e sia l'ecografia che altre indagini di imaging non permettono in genere di fare sempre una diagnosi di sicurezza. Pertanto l'adenoma epatico rappresenta molto spesso un grosso problema. Qui ad esempio c'è un'immagine arteriografica dove si vede questa massa molto vascolarizzata carica del lobo destro, e quindi sono in genere masse che capsulate, nel senso che però non hanno una capsula, sono ben circoscritte, e come si vede all'esame istopatologico. Questo è un esempio di un adenoma epatico che è andato incontro a una complicanza quale è molto temibile, quale è la rottura. Donna che è arrivata con un addome acuto, in fase portale si vede la lesione di potenza con segni di emorragia adiacente e con estensione poi sottocapsulare. L'adenoma epatico può andare incontro anche a emorragie spontanee, quindi all'interno dell'adenoma. L'iperplasia nodulare focale è un disordine dell'adenoma intorno a una cicatrice che in genere è conseguenza di una trombosi vascolare, quindi di un difetto vascolare. Può essere multipla nel 20% dei casi, spesso è localizzata vicino alla superficie epatica e ha una tessitura ecogenica in genere molto variabile. Non ha potenziale di malignità. Quali sono gli aspetti ecografici? Si riconosce come una lesione ipoecogena e suoecogena, in genere omogenea, circoscritta, con una cicatrice centrale anch'essa ipo o molto più spesso iperecogena. Gli aspetti color Doppler sono appunto quello della cicatrice stellata centrale, che corrisponde in genere all'arterionotritizio con aspetto a gota di Carro. Qui vedete questo aspetto Doppler che appunto mostra l'area ipervascolare centrale, e questo dimostra che la lesione è ipervascolare con un significativo flusso periferico e un aspetto stellato centrale. Però nell'iperplasia nodulare focale ci sono dei limiti da parte del power Doppler, soprattutto gli artefatti da movimento che sono costanti nello studio di questi noduli da dove compaiono nel lobo sinistro, a causa delle pulsazioni cardiache trasmesse, oppure molto spesso per noduli di piccole dimensioni. Infatti il pattern a gota di Carro in questi noduli inferiori a 3 cm non spesso, non sempre è visibile. Per cui in questi casi si deve ricorrere appunto a un'indagine con macchine pesanti, come per esempio in ATC, come in questo caso, in cui la lesione ipervascolare con il difetto di riempimento centrale che corrisponde alla cicatrice centrale. E come dicevamo prima, esistono anche questi casi, si sono segnalati in maniera anedotica in letteratura, ovviamente non è il mio caso, in cui coesistono nello stesso fegato un angioma e una iperplasia nodulare focale. Infine volevo parlare delle malattie focali epatiche benigne, come le stetosi focali e le aree di risparmio, i quali sono fenomeni irreversibili, molto spesso legati a malattie metaboliche come l'alcol, il diabete, lo steroide, l'uso di steroidi. Possono avere una rapida comparsa, possono essere segmentali o subsegmentali, hanno una normale distribuzione vascolare sia all'interno che all'esterno. Le steatosi focali possono a volte simulare gli angiomi e quindi possono creare un problema differenziale con queste patologie, mentre le aree di risparmio, essendo lesioni ipoecogene, qualche volta necessitano talvolta di conferma TC o risonanza. E quando? Quando assumono per esempio queste caratteristiche, in cui, come si vede da questa carrellata, possono esprimere qualche volta dei dubbi. Pertanto, volendo riassumere il follow-up ecografico, per quanto riguarda l'angioma che ha caratteristiche tipiche, questo non richiede un follow-up. L'angioma invece in un contesto oncologico, chiaramente necessita di un follow-up ecografico da 1 a 6 mesi. Gli angiomi molto grossi abbiamo detto che andrebbero sottoposti a follow-up in genere annuale, così come la iperplasia nodulare focale e gli adenomi. In merito alle biopsie di queste lesioni focali, le indicazioni sono ovviamente quelle di escludere quando queste lesioni nodulari compaiono in un contesto diverso come quello della cirrosi, oppure nella stadiazione di pazienti neoplastici, oppure per escludere che quella possa essere una metastasi, e ancora una volta per cercare di dirimere il dubbio di una lesione che l'imaging non è riuscita a chiarire. Chiaramente l'istologia e la citologia hanno un'accuratezza molto elevata, i falsi positivi sono in genere dovuti o a inadeguatezza del prelievo per un errato campionamento. Resa diagnostica può essere migliorata dall'esecuzione di prelievi multipli in aree diverse, quindi un campionamento in aree diverse della lesione, però vi ricordo che nel caso di grosse lesioni è sempre preferibile evitare le zone centrali, che quasi sempre sono zone necrotiche, quindi non diagnostiche.
Per quanto riguarda per esempio l'FNP e quindi la biopsia dell'angioma, che è sempre stata diciamo così, vissuta come un problema negli anni passati, si vede da questi diversi lavori ormai datati che l'accuratezza diagnostica è molto elevata e le complicanze sono sicuramente inferiori. Pertanto, per quanto riguarda in genere la biopsia di una lesione focale epatica, le complicanze maggiori che dobbiamo tenere sono quelle di natura emorragica. Emorragia che, come abbiamo sentito molto bene stamattina, è imprevedibile, non c'è nessuna correlazione fra la frequenza di emorragia e le condizioni coagulative del paziente, anche se dobbiamo dire che esistono dei fattori predisponenti legati al fatto di andare a pungere lesioni ipervascolarizzate. Abbiamo sentito ad esempio di Luciano 5 minuti fa, ovviamente quello di utilizzare aghi grossi superiori a 16 gauge, la tipologia di aghi usati, il trocat rispetto al menghino modificato, l'utilizzo di anticoagulanti o FANS o farmaci come il clopidogrel e l'esperienza dell'operatore chiaramente fa molto. Pertanto si può dire che andare a pungere queste lesioni potrebbe essere evitato laddove noi abbiamo una indagini con macchine pesanti che riescono ad avere una specificità e una sensibilità molto elevata. Per cui, se vogliamo adesso criticamente fare un riassunto di quello che ho detto, prima di tutto nell'approccio a un paziente con lesione focale è l'anamnesi quella importante, per cui il sesso e l'età del paziente possono guidarci in quella che può essere la caratterizzazione di una lesione. La storia del paziente, se ha necrosie extraepatiche, se ha una malattia cronica di febbre, se ha usato contraccettivi orali oppure steroidi anabolizzanti, traumi, infezioni, farmaci. Ovviamente è molto importante cercare di avere la storia, la disponibilità di precedenti immagini del paziente, se la lesione era presente, se è aumentata di volume, se ha cambiato aspetto. Ovviamente avere anche degli esami di laboratorio con marcatori tumorali o altri dati di laboratorio. Infine, l'aspetto ecografico del fegato, se il fegato è normale, se è steatotossico, è altrettanto importante. Per cui è molto importante alla fine il contesto in cui troviamo la lesione epatica. Una cosa è il riscontro occasionale di lesione epatica in un paziente con senza anamnesi di neoplasia o senza anamnesi di malattia di fegato cronica, è diverso il riscontro di queste lesioni focali durante uno staging o durante un follow-up per neoplasie extraepatiche o nell'ambito di una sorveglianza di una malattia cronica di fegato. Per cui l'elevata frequenza di lesioni come le cisti e gli angiomi consente di considerare queste lesioni come benigne anche laddove vengono riscontrate in un contesto, per esempio, di pazienti neoplastici. Le lesioni più grandi sono probabilmente maligne rispetto alle lesioni più piccole, anche se questo non è chiaramente vangelo. Le lesioni inferiori a un centimetro sono solitamente benigne, ma anche questo non è sempre vero. Comunque la diagnosi differenziale a volte delle lesioni molto piccole può risultare difficoltosa con l'imaging. Le lesioni multiple sono maggiormente sospette per malignità solo se hanno un numero superiore a 4, anche se questo può non essere completamente vero. Le lesioni di aspetto solido, anche qui, sono più probabilmente maligne rispetto a quelle tipo cistico. Questo, per esempio, è un classico lavoro di Caturelli ormai di 12 anni fa, dove si vede queste due lesioni iperecogene, tutte e due sul fegato cirrotico, ma questo era un angioma e questo invece era un epatocarcinoma, contrariamente a quello che si potrebbe aspettare vista la vicinanza a un vaso. Pertanto vorrei riassumere con una flowchart e quindi agganciarmi alla lesione, quello che dirà dopo di me molto meglio Luciano Tarantino, laddove c'è una lesione focale epatica all'ecografia, ma ancora dubbia, se è sicuramente benigna noi possiamo fermarci, laddove la lesione non abbia una specificità per presenza o per natura o che abbia dei dubbi di malignità, conviene ricorrere ad altre metodiche, per cui probabilmente la CEUS o le macchine pesanti potrebbero avere un ruolo. E vi ringrazio per l'attenzione.